Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ieri scene di panico, ragazzi, Bitcoin rompe il supporto a 9.000, lo rompe in cross daily, ancora non sul weekly, ma poi crolla, ovviamente fa il crash come ci attendeva alla rottura di questo supportore, diciamo che aveva tenuto per un po' di tempo, ma a dire la verità perdeva sempre più importanza man mano che il tempo passava, come normale che sia. A un certo punto mi arrivano una serie di notifiche sullo smartphone. Io stavo guidando, a un certo punto ricevo una serie di notifiche, alert di vario genere, poi le notifiche della mia academy, della Tradingone, i ragazzi che scrivevano perché erano davanti al monitor. Io stavo guidando in quel momento, ho detto: che è successo? A un certo punto vado a vedere, bam, Bitcoin che crasha. È la close ciclica che va a, guardate un po', delinearsi alla perfezione, ragazzi, quello di cui stiamo parlando sul canale da un sacco di settimane. Lunedì ve ne avevo già parlato, che c'era palesemente evidente questo atteggiamento di Bitcoin a voler andare a fare una rottura di questo supporto, ma allo stesso tempo vi avevo anche detto che consideravo questa fase appunto una cross ciclica annuale molto rilevante. Io speravo lo facesse in barra di congestione, vi dico la verità, ma alla fine, insomma, ragazzi, non è stato così. È un bene o un male? Non lo so. Secondo me è un bene per quello che dovrà avvenire, ma la cosa che mi ha anche, diciamo, strabiliato, va, è veramente rimasta, diciamo, è una cosa così, insomma, che mi ha lasciato un po' sorpresa, è stata anche il minimo nuovo di Ethereum, perfettamente coincidente anche lui con questa scadenza ciclica che ci attendevamo. Nonostante i rialzi della scorsa settimana avevano un po' mosso le acque sulle altcoin, sono andati così a picco che in realtà ha fatto questo nuovo minimo anche lui. Quindi tutto sincronizzato perfettamente. Siamo in cross ciclica dell'annuale, così come stiamo dicendo da un sacco di tempo. Questo video non era previsto, però volevo farlo lo stesso, ragazzi. Sono in partenza, vedete, c'ho il mio zaino pronto, c'ho anche la piantina. Che, ragazzi, non può mancare. Un giorno farò così un video. Bene, è un po' un video per strammatizzare quello che facciamo. Andiamo sui grafici, vediamo due o tre supporti, quello che sta succedendo, una mia idea anche per la settimana che adesso vi dirò. È una chicca, ve la dico alla fine del video, perché secondo me è estremamente importante. Quindi state sul canale, alla fine del video vi dirò anche questa cosa. Nulla di più. Adesso vi abbasso, ecco qui il grafico di Bitcoin, quello che sta succedendo. Allora, qui è dove ci eravamo lasciati, ci eravamo tanto amati. Allora, ragazzi, vi ingrandisco il tutto. I livelli di supporto, il livello di resistenza erano stati inseriti qui. Fa il candelone, fa il break perfetto del supporto a 9000. L'area temporale di cross ciclica ve l'avevo indicata da qui, quindi siamo in anticipo, ragazzi, di 2 giorni. Niente di rilevante, insomma, per una cross ciclica. 2 giorni su 40, ragazzi, una barzelletta, chiaramente, perché i tempi sono molto più volatili dei prezzi, ragazzi, quindi figuriamoci. Però è significativo perché significa una cosa, purtroppo: c'è ancora tempo per scendere. È anche vero che i mercati, quando accelerano in maniera così evidente, come è stato fatto con questo livello, con questo, diciamo, break del livello, in realtà accorciano i tempi. Insomma, chi, insomma, conosce un po' la teoria ciclica classica sa che è così. Allora, andiamo a vedere quali sono i nuovi livelli di supporto. Non ve li avevo indicati, ma il nuovo livello di supporto è evidente, insomma, quello un pochettino più importante sta qui, ragazzi, intorno ai 7.400, che adesso lo dipingeremo di un nuovo colore. Lo facciamo verde, ragazzi, verde speranza, ok? Va bene, scherzi a parte. Allora, qui è il nuovo livello di supporto importante, ragazzi. E poi invece abbiamo dei livelli intermedi che sono questi, che è il nostro solito livello di trading range che probabilmente il mercato tenterà, insomma, di fare. Quindi, in sostanza, questo è un nuovo livello che probabilmente sarà di trading range. Quindi ci spostiamo, diciamo, questa fase qui. Non è detto che lo sia subito, ragazzi, chiaramente non lo sappiamo, stiamo solo presupponendo in base a dei livelli nuovi di supporto. Quindi, in teoria, il mercato dovrebbe spostarsi in quest'ambito di oscillazione. Adesso vi ho, diciamo, detto in 2 minuti, insomma, una cosa, insomma, un'analisi abbastanza importante. Ci sono comunque
un po' di ore dietro, ma qui vi ho sintetizzato tutto il contenuto. Allora, in sostanza, la probabilità è che si metta a oscillare qui dentro, se tutto va bene, ragazzi, perché poi quando Bitcoin accelera non si sa mai quello che combina. Però in realtà dovrebbe stare intorno a questi livelli. Un livello di oscillazione di 1500 euro, dollari, scusate, abbastanza rilevante. Al momento quello che ha fatto è andare sulla media 200 periodi, che fa in questo momento da supporto. Reggerà, non reggerà, è irrilevante. La media non è un supporto vero, è un supporto così. Insomma, si ci arriva, si ci blocca, poi la buca, poi risale. Insomma, oscilla intorno ai livelli di media, appunto perché è una media. Ragazzi, la 200 periodi dovrebbe reggere in sostanza, quindi ci sta indicando il prezzo di equilibrio degli ultimi 200 giorni di Bitcoin del ciclo annuale. Quindi si riavvicina da una fase di eccesso che era qui, vedete, questa è la fase di enorme eccesso, si riavvicina a una fase di equilibrio del trend rialzista che è quello dettato dalla 200 periodi. Quindi tutto corretto, ragazzi. Per una view di lungo periodo, però attenzione perché siamo in cross ciclica annuale, i mercati sono riandati sui prezzi dove dovevano andare, in sostanza tutto nella norma, tutto quello che ci attendevamo si sta verificando. Adesso però bisogna capire una cosa, andare avanti, andare a capire. Dobbiamo stare long ancora sui mercati, dobbiamo andare short sui mercati, compro adesso mentre in caduta libera. Allora, alcuni di voi mi hanno chiesto una domanda, per esempio, su Binance, aveva distrutto tutti i livelli di supporto che avevamo indicato in un video di un mesetto fa, un video che ovviamente parlava di operatività di breve periodo. Ragazzi, quelle operatività, se anche fossero state effettuate, sarebbero già stop loss, ovviamente, perché le operatività di breve periodo, quando si fa trading, ragazzi, hanno degli stop magari di un punto, 2 punti percentuali, quindi certamente non di meno 20. Insomma, il mercato ha fatto meno 20, quindi anche se qualcuno ha fatto quelle operazioni, sarebbero comunque state stoppate. A qui bisognerà capire come operare. A questo punto, come operare? Beh, io ho i miei trading system che pubblico sull'Academy e seguo i trading system. Allora, quando vado long, quando ci vanno i miei trading system, al momento sono tutti flat, tranne quello che è veloce, il directional, che ha ovviamente shortato tutte le coin, si è preso un super profitto, però quello diciamo che io lo utilizzo poco, ragazzi, perché è solo in queste fasi che fa veramente profitti, quindi lo uso più come un indicatore che come un vero trading system, diciamo un indicatore di trend. E quello che farò è esattamente quello, quindi aspetterò eventuali segnali. Continuo ad aspettare segnali long, non andrò short perché in questa fase ancora non mi convince lo short. Se questa fase ciclica verrà rispettata e siamo in una close annuale, ragazzi, è molto importante comprendere che le close dei cicli annuali sono importanti come queste, però è anche vero, ragazzi, che quando avviene una close ciclica, poi avviene anche la ripartenza. È questo che dovete, diciamo, comprendere. Allora, a me interessa in questo momento la ripartenza del mercato. Ma perché? Perché vado contro trend in questa fase? No, perché io seguo un'idea di analisi ciclica e quindi in questo momento sono flat, quindi ho chiuso le mie posizioni, quelle da trading, magari qualche hold c'è ancora vecchio, ma quelli ci saranno sempre, ragazzi, su Bitcoin. E però non vado a comprare contro trend, ragazzi, aspetto sempre l'inversione di mercato. Una cosa che vi volevo dire alla fine del video, ve l'avevo promessa: i livelli di supporto importanti dal punto di vista settimanale. C'è un livello di supporto settimanale che è 8.500, ragazzi, più o meno in questa fascia qui di prezzo, che potrebbe reggere. Attenzione, attenzione, se nella settimana il mercato mi va a chiudere per esempio a 8.700 o si riavvicina ai 9.000, perché significherebbe che fa sulla grafico settimanale una bella spike e una bella shadow inferiore, poi ritraccia verso l'alto, quindi significa che il mercato ha fatto effettivamente la close.
è andato a fare un super shadow, però poi ha rimbalzato e quel rimbalzo sul settimanale, soprattutto ragazzi, se va a chiudere al di sopra di questo supporto, magari a livello settimanale, sarebbe un segnale di forza del mercato. Quindi ci sono dei giorni liberi, ancora dei giorni fino alla scadenza della settimana, vanno monitorati ragazzi, sopra 8.500-8.700. Meglio ancora sopra 9.000 se ce la fa in close della settimana, ragazzi. Se lo fa, lunedì ne riparliamo di questa cosa, perché è molto importante. Allora, vi ho dato i livelli nuovi di prezzo, il probabile nuovo livello di trading che è qui, di trading range, e vi ho detto anche questa chicca: se la settimana chiude sopra gli 8.500-8.700, ma meglio sopra 9.000, il mercato dimostra forza, quindi attention please. Siamo nella close annuale, ci aspettiamo questa close annuale, di solito dura 2-3 giorni, ancora c'è tempo, vedete, a livello temporale siamo ancora distanti, quindi non si va contro trend mai, ma neanche se ci fa prendere dal panico. Ragazzi, scrivetemi nei commenti quali sono le vostre idee, soprattutto che cosa state facendo in questo momento, se avete delle posizioni aperte o meno e come le state gestendo. Ricordatevi sempre, trading plan a mente. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo nei prossimi video se ci saranno aggiornamenti. No panic, ok, ragazzi? Mi raccomando. Ciao a tutti.